Ciao a tutti e bentornati. Come promesso, ricominciamo una stagione nuova di Fiori Programma. E siccome in questi giorni ha dato neve, vi porto con me in giardino per fare un tour di gennaio. Cominciamo subito con l'aiuola delle bucalettere. Questa aiuola ospita più di 250 bulbi di narciso. L'avevo piantata in un video lo scorso anno e appunto dovevano essere una varietà completamente mista di tantissime altre varietà, e invece quando si sono sviluppate la maggior parte erano questi stupendi Dutch Master, bellissimi, tipico narciso giallo paglierino, però ecco, io in questa aiuola volevo mettere tante varietà diverse. Quest'anno ne ho aggiunti una cinquantina misti di nuovo, proprio perché mi piace avere più tipologie che nascono, perché ognuna oltretutto ha anche un tempo di fioritura diverso, quindi mi permette di fare dei bouquet in modo scalare, non che fioriscono tutti alla stessa settimana e poi la settimana dopo non ho più niente. Il bello dei narcisi misti è anche questo, no? Che sono i primi a fiorire in giardino, però appunto avendo delle tempistiche diverse tendono a restare fioriti fino a poi al turno dei tulipani, che saranno in altre aiuole. Come avete visto, ho coperto tutte le aiuole con le foglie secche. Questo proprio per permettere una sorta di protezione alle piante che sono nel terreno, per fornire già un elemento come un compost decomposto di foglie, che è ottimo per la crescita delle piante, e in più evita che crescano le erbacce in questa zona, perché fa da pacciame. Perfetto. Come vedete, alcuni narcisi stanno già spuntando dal terreno e qua sotto alle foglie ci sono anche delle piante che si sono autoseminate l'anno scorso. Qui vediamo per esempio delle rubecchie bellissime che appunto hanno fatto la piantina in autunno e poi le ho coperte con le foglie e stanno qui protette. Nonostante la prima neve che abbiamo avuto prima di Natale, non hanno sofferto per niente. Da questa parte invece troviamo questa salita sulla quale, una volta tolta la siepe e messo il fendivista, abbiamo deciso di mettere degli arbusti. Il sole da questa parte non arriva molto bene, quindi ho pensato di mettere degli arbusti che amano l'ombra, come ortensie, elebori, insomma tutte queste piante che amano l'ombra. Qui vediamo i piselli odorosi seminati e autoseminati in estate o tardo autunno. Come potete vedere, guardate che lunghezza, nonostante la seconda volta che ha già nevicato in questa zona. I piselli odorosi da me possiamo piantarli tranquillamente in autunno e ottenere un ottimo risultato presto in primavera con dei primi fiori profumatissimi che vale proprio la pena tenere ed utilizzare come fiore reciso, perché hanno un profumo delizioso. Da questa parte invece abbiamo la callicarpa, questo arbusto è veramente interessante. In estate è carico di foglie ed è quindi con un colore un po' tipo la salvia, questo blu verde molto molto bello. E in inverno invece si carica di questi frutti color viola. Sono completamente naturali, ovviamente non sono da mangiare, sono per gli uccellini se li mangiano loro, ma dà un tocco di colore stupendo nel vostro giardino. Quindi vi consiglio appunto questo arbusto di facilissima coltivazione che appunto si chiama callicarpa. E sotto ai piedi di questi cespugli ho piantato degli elebori, bellissimi anche questi, e sono fiori durante l'inverno, quindi si possono utilizzare per le proprie decorazioni in casa, perché l'elebero ama fiorire proprio quando le temperature sono vicine allo zero. E da questa parte invece troviamo la prima aiuola nella quale ho piantato più di 250 bulbi di tulipano. Il primo anno sono stati molto belli con queste sfumature albicocca, invece nel secondo anno hanno fiorito meglio solo quelli bianchi. Non ricordo se ho tante foto di questa fioritura, comunque non tutti i fiori, non tutti i tulipani sono tornati come avrei sperato. La cosa interessante da fare a gennaio, febbraio, insomma quando il vostro giardino è a riposo, è proprio quella di andare a fare un giro per notare se manca qualcosa nelle vostre aiuole. Perché un'aiuola di successo è un'aiuola che ha interesse in tutte le stagioni. Magari ce l'abbiamo ovviamente d'estate perché abbiamo piantato delle piante con magari dei colori che fanno contrasto e va benissimo. In primavera con i tulipani, con tutti i bulbi primaverili. In autunno magari l'abbiamo
concepita con i colori delle foglie che cambiano e quindi va bene, ma spesso e volentieri ci dimentichiamo dell'inverno, che è comunque una fase molto importante per continuare a guardare il nostro giardino e provare comunque le emozioni che ci dà anche durante la bella stagione. Quindi vi consiglio, andate a fare un giro nel vostro giardino e pensate a cosa potreste aggiungere, magari questa stagione, per dare dell'interesse invernale. Potrebbero essere delle sempreverdi, oppure appunto, come abbiamo detto prima, un bel arbusto colorato con delle bacche rosse o delle bacche viola, delle bacche bianche. Sono tutte piante che è interessante avere in giardino anche durante la brutta stagione. Io per esempio in questa aiuola ho utilizzato delle piante che mi coprono i quattro colori che dovrebbero esserci sempre in un'aiuola affinché sia interessante e cromaticamente bella da vedere. I colori sono quattro: il blu, il rosso, il giallo e il verde. Per il verde è molto semplice, basta aggiungere un sempreverde, una tuia o un aghifoglio che ci dia questa struttura verde anche durante l'inverno. Anche il bosso può andare molto bene. Per il blu ho scelto di inserire nella mia aiuola queste due piante con questa sfumatura bluastra. La prima è l'eucaliptus e la seconda invece è questo pino nano argentato. Come potete vedere, questi due colori si richiamano a vicenda e quindi danno un'armonia nell'aiuola. Per il colore rosso, in questo momento non vediamo niente, proprio perché le foglie di questa pianta sono rosse alla nascita e poi cambiano verso il nero durante l'estate. Questo è un faggio nigro pendulo. Bellissimo, anche perché ha questa forma da salice piangente che a me piace tantissimo. E per quanto riguarda invece il giallo, ho pensato a degli arbusti come l'achillea, questa qui se non sbaglio si chiama Golden Plate, fa questi fioroni giganteschi gialli. E poi invece per un interesse giallo durante l'inverno avevo messo questa graminacea. Questo è un penniseto perenne, quindi adesso lo vediamo così un po' giallognolo tutto secco. Fra qualche mese dovrò tagliarlo a 2 cm dal suolo e permettere poi che possa rinascere con il colore comunque verde per l'estate. Se nella vostra aiuola ci sono tutti questi quattro elementi di colore, allora sarà un'aiuola di successo e bilanciata. Ho ancora qualcosa da aggiungere in questa aiuola, sicuramente per dare più interesse anche durante i mesi invernali, però già così è comunque completa ed è bella da vedere. Da questa parte, attorno a questo vaso nero che posso cambiare con piante che acquisto regolarmente in base alla stagione, ho piantato delle ortensie. Queste ortensie le ho prese alla Lidl, per intenderci, erano delle piantine minuscole che sono costate pochissimo e nel giro di 2 stagioni si sono trasformate in questi enormi cespugli dai quali ho tagliato per tutta l'estate. Mi hanno dato veramente tantissima soddisfazione e quindi ne è valsa veramente la pena. Questa pianta poi ha anche l'ottimo pregio di essiccare facilmente direttamente sulla pianta se vivete in un clima abbastanza secco e quindi crea queste strutture che sono già secche così come sono perfette da poter utilizzare all'interno anche per Natale o per le decorazioni con i fiori secchi. Bellissime! Ora passiamo invece all'orto. Questo era un orto che era già presente quando ci siamo stabiliti qui in questa casa. C'erano queste due aiuole, io ho aggiunto una terza aiuola. Qui al momento ci sono dei gigli piantati direttamente nel terreno già adesso. Altri invece li pianterò quando la stagione sarà già iniziata, così potrò avere dei gigli in modo scalare durante tutta la stagione. Come potete vedere qui l'anno scorso, qualcuno magari si ricorda, avevo piantato dei anemoni e dei ranuncoli. Pensavo di averli tolti tutti dal terreno e invece ce ne sono un paio che si sono salvati e stanno spuntando proprio adesso. Guardate qui sotto il gelo e stanno sopravvivendo molto bene e non vedo l'ora di vedere quale varietà sia. Da questa parte invece ho piantato dei tulipani e delle bocche di leone che ho seminato direttamente in autunno. Come potete vedere sono già di una bella grandezza alcuni, altri invece sono un po' più piccoli ma stanno sopravvivendo bene. Ora andiamo invece a vedere le terrazze, questa zona che ho terrazzato 2 anni fa
In questi 18 scalini stanno 18 varietà diverse di tulipani. In tutto sono più di 1200 bulbi tra tulipani e narcisi e agli che ho piantato in questa zona. Lo spettacolo è meraviglioso. In primavera, guardate che colori, spuntavano ogni settimana e poi sono durati tantissimo, erano stupendi. Spero che quest'anno ritornino. Come avete visto in video precedenti vi ho un po' aggiornato sulla situazione, alcuni li ho tolti dal terreno, li ho separati, altri invece ho lasciato i bulbi per tutta l'estate sottoterra e adesso vediamo se ritorneranno sempre belli e rigogliosi come il primo anno. Sono proprio curiosa, comunque qualcosa sta già spuntando. Guardate qui, queste sono le Purple Dream. Sono dei tulipani viola che quando si aprono hanno la forma di stella, bellissimi. E qui invece, come potete vedere, ci sono delle nigelle. La varietà che ci è piantata qui, che si è autoseminata in autunno, è la varietà blu, nigella blu. E qui invece vediamo la nigella orientalis, che ha questa bellissima capsula semifera quando viene essiccata. La si può utilizzare benissimo per le composizioni di fiori secchi. Bellissima anche questa. Invece la nigella normale ha quest'altra capsula semifera, anche questa molto molto bella. E questa invece è la Achillea ptarmica. L'Achillea ptarmica l'anno scorso si è sviluppata benino, anche se i fiori erano un po' tutti storti, i gambi erano molto corti e piegati, eccetera. Adesso sta sopravvivendo perché si vede è ancora verde e spero proprio che la prossima stagione invece potrà darmi dei gambi lunghi da poter utilizzare come filler nei miei bouquet. E qui in basso invece notiamo che è stata scavata tutta questa aiuola dove l'anno scorso ho piantato più di 10 varietà diverse di peonie. Vi lascio il video qua in descrizione. Le peonie l'anno scorso ovviamente erano appena state piantate, era la prima stagione, hanno fatto un fiorellino per pianta più o meno, qualcuna due, qualcuna nessuna, quindi una media di un fiore per pianta. E quest'anno sarà la seconda stagione, quindi avranno avuto tutta l'estate e questo inverno per costruire un apparato radicale bello forte, quindi mi immagino che staranno bene. Guardate qui, si intravedono già le gemme rosse, belle, carnose, che fa proprio capire che la pianta sta bene e quindi fiorirà la prossima stagione. Bello, 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 non vedo l'ora. Da questa parte abbiamo dei garofani che ho piantato l'anno scorso, alcuni sono biennali, quindi durante l'estate hanno fatto solo le foglie, questa primavera cominceranno a fare i fiori, non vedo l'ora, sono una varietà viola, bella, bellissima, viola e bianca. E qui in fondo troviamo, guardate com'è bella rigogliosa questa piantina, è una Emmy Visnaga. Questa dovrebbe essere la variante bianca, se non sbaglio. Fa un ombrello di fiorellini bianchi, la troviamo anche in natura. Anche questa è un ottimo successo piantarla in autunno, perché come vedete, guardate che belle piantine sane si possono ottenere. Ma andiamo ora a vedere la parte della scacchiera, questa parte del giardino che ho terrazzato quest'estate con il mio papà, cioè l'estate scorsa, nel 2022, e che mi ha aggiunto più di 30 metri quadri di terreno coltivabile. Quindi andiamo a vedere come si stanno comportando quelle semenze che ho seminato direttamente in autunno oppure quelle piantine che ho trapiantato sempre in autunno. Come possiamo vedere qui abbiamo della scabiosa, la scabiosa sia stellata che mista di vari colori. La germinazione è stata un po' povera, però questa è una pianta che posso seminare ancora adesso nel mese di febbraio e marzo, perché comunque germina nonostante le temperature siano un po' tendenti al freddo. Più avanti troviamo dell'altra Emmy Visnaga, questa qui però è la variante Green Mist. Il fiore ad ombrello che produce è più tendente al verde, cioè resta verde per molto più tempo, poi cambia verso il bianco, come quella classica selvatica che troviamo in giro, la Emmy Visnaga vulgare. Questo fiore è comunque una bella varietà da poter introdurre nelle nostre composizioni, perché appunto il colore verde tende sempre a dare un bel contrasto con qualsiasi fiore. Più avanti invece troviamo la salvia, questa varietà di salvia Viridis, bianca, rosa e viola. Di lato abbiamo della Orlaia. Questa è un'altra pianta che ama molto il sole e crea delle
delle fioriture ad ombrello bianche molto più piccole rispetto alla Emmy Visnaga o alla Dacus carota. Questa è un'altra pianta che non sono riuscita a far germinare come si deve l'anno scorso, ma l'avevo seminata probabilmente quando le temperature erano già troppo calde. Questa pianta vuole il freddo, quindi seminiamola in autunno. Le piante sono bellissime, guardate qui, nonostante il gelo e la neve che hanno ricevuto, quindi perfetto. Su questo scalino invece troviamo il Buplerum. La germinazione di questo è stata un po' scarsa e un po' se lo sono mangiate le lumache, però quelle poche piantine che si stanno crescendo stanno bene, quindi anche questo posso dire che è un successo averlo piantato in autunno. Di lato abbiamo la Campanula. Questa varietà di campanula mista, alta, aveva germinato veramente molto molto bene, si era creato proprio un tappetino verde molto bello, pieno di piantine, ma le lumache me le hanno mangiate tutte quante. Devo trovare assolutamente una soluzione per queste bestie, perché se no ogni volta dovrò stare lì a controllare e a mettere granulato tossico che vorrei evitare di mettere. Ora vi faccio vedere una pianta della quale sono veramente molto emozionata, perché è la rubecchia. La rubecchia spesso e volentieri è un po' difficile da coltivare, l'anno scorso ho avuto parecchi problemi perché si ammalava subito di oidio e quindi ho dovuto seminarla per più volte e non ho potuto prendere così tanti fiori come mi sarei aspettata. Quest'anno ho voluto seminarla in autunno ed effettivamente guardate come sono sane le piante. Sono piccole perché in questa parte dello scalino è sempre un po' all'ombra, perché appunto adesso con l'inverno il sole si è abbassato e questa parte degli scalini resta ombreggiata, ma quelle più al sole, come potete vedere, si sono sviluppate benissimo e quindi spero vivamente che questa zona poi, essendo una di quelle che prende più sole durante l'estate, possa darmi delle piante rigogliose dalle quali tagliare come se non ci fosse un domani, perché le rubecchie sono una delle mie piante preferite. Qui di lato invece abbiamo i fiordalisi, avevo piantato queste due varietà di fiordalisi, una viola e una rosa, purtroppo anche qui le lumache l'hanno fatta da padrone, avevano germinato sicuramente meglio di quello che vediamo adesso, che sono rimaste solo due piantine, ce n'erano almeno una decina per varietà e poi appunto sono venute le piogge, l'umidità eccetera e adesso non si vede quasi più nulla. Vedremo se qualcosa si salverà seminandole appunto in febbraio. Farò un video a riguardo sulle risemine di quelle cose che non sono venute come si deve, per vedere se funziona seminarle anche tardi. E qui in fondo abbiamo la speronella, questo fiore bellissimo a spiga che ben contrasta se introdotto in bouquet con fiori molto più, diciamo così, rotondi come possono essere i tulipani o i narcisi, insomma, che fanno dei bouquet un po' piccoli. Se vogliamo dare una forma di altezza ai nostri bouquet primaverili, la speronella è decisamente un ottimo fiore. Inoltre, dalle mie ricerche è risultato anche un ottimo fiore da fare essiccare per utilizzare nelle composizioni secche, quindi sono curiosissima di vedere come si potranno essiccare questi fiori e se è vero che mantengono così bene il colore. Per la scacchiera è tutto e guardiamo l'ultima aiuola del mio giardino, l'orto rialzato. Questo orto l'abbiamo fatto la primavera scorsa con la mia famiglia. Sono tutte aiuole rialzate nelle quali ho messo anemoni, ranuncoli e tulipani. E qui davanti avevo piantato anche lì della speronella, guardate questa com'è alta e ha già dei boccioli, bellissimo, sarà una delle prime a fiorire se tutto va bene. Da questa parte invece assieme ai ranuncoli vedo che c'è qualche fogliolina che spunta, quindi un qualcuno si è già attivato ed è pronto a crescere e a dare la sua bellezza. Non vedo l'ora di vedere tutte queste varietà e spero veramente che vengano come me le sono immaginate, perché sono tantissime e sono coloratissime, daranno questo punto del giardino un aspetto meraviglioso. Bene, per il video di oggi è tutto, il tour di gennaio è concluso, è ovvio che nel giardino a gennaio non c'è molto colore, non c'è molta gioia. Però qualcosina invece fiorisce comunque, infatti vi faccio vedere il mio Calycanthus, guardate che bello, è profumatissimo. Bene, spero che questo video possa essere stato interessante, io come al solito vi aspetto nelle prossime puntate di Fiori Programma, andremo a seminare l'Lisianthus, andremo a scoprire cose nuove, i nuovi progetti che ho intenzione di mettere in pratica nel mio giardino per questa stagione e noi ci vediamo proprio lì.
Ciao!